non sostenendo questa proposta. Per sostenere i temi italiani di politica strategica, il voto contrario, in particolare al Presidente del Consiglio europeo, rischia poi di renderci la vita più difficile, e dall'altra parte invece nel tema della Presidente della Commissione, perché spazi di trattamento ci sono, visto che c'è una stensione. Allora, guardi, io non condivido questa lettura, che è una lettura che ho sentito molte volte anche in Italia. Cioè, io credo che se fosse come si dice, e cioè che se tu non sei d'accordo con alcune decisioni, tra virgolette, qualcuno te la fa pagare, io penso che se fosse così sarebbe vergognoso. Escludo che sia così, ok? Escludo che sia così perché noi abbiamo una responsabilità come leader dei paesi europei, dei paesi che governiamo, che è rispondere alle indicazioni che ci arrivano dai cittadini. Questa è una cosa che in Europa tendenzialmente si capisce come si capisce, o si dovrebbe capire, in ogni democrazia. Quindi io penso che l'Italia debba far valere il suo ruolo, debba far valere il suo peso, debba far valere il rispetto dei suoi cittadini, delle sue indicazioni e dei suoi interessi. Lo abbiamo fatto in questi mesi in cui anche si diceva che, poiché il governo italiano pareva fosse distonico rispetto a quello che era il mainstream, noi saremmo stati colpiti. Non è accaduto. Non è accaduto, non accadrà neanche in futuro. All'Italia chiaramente verrà riconosciuto quello che le spetta, non in base alla simpatia che si ha per le posizioni espresse dal governo in data occasione, o per il governo nel suo complesso, ma per il ruolo dell'Italia, per il peso dell'Italia, per il fatto che è un partito fondatore, per il fatto che è la terza economia europea, per il fatto che è la seconda manifattura europea, per il fatto che oggi ha tra le grandi nazioni europee anche il governo più stabile di tutti. E quindi è, diciamo, una necessità dell'Europa lavorare bene con l'Italia. Quindi questo lo do per scontato, e penso che si abbia molta più autorevolezza nel esprimere le proprie posizioni motivandole con chiarezza, con lealtà, perché io sono abituato a fare così, piuttosto che magari non farlo. Quindi io mi sono guadagnata un rispetto tra i miei colleghi anche perché sono abituata a dire le cose come le penso.